Dunque, andavamo a fare le prove nello stesso posto, l'albero motore e il canzoniere del Lazio, Confermo. dal 1974, Ce diciamo. lo siamo edificato quel posto. Esatto, è stato fatto nel parco di un nostro amico ricco che suonava il sassofono, amante della musica, e ha detto Mecenate. facciamo una sala prove. Il batterista Marcello Vento è stato uno dei muratori più esperti. Io non ho fatto un No, cazzo però con no, però nessuno. no, la muratura la fece fare Gianni La fece da una fare. ditta. Poi noi facemmo tutto Tutto l'allestimento l'isolamento dentro. interno con pannelli Quelli detruciolato di legno, per strada. belli erano, Belli. anche esteticamente non era No, male. belli. Ti ricordi? Mancava l'aria assolutamente da te, non c'era presa d'aria. Niente. Non Era c'è una presa d'aria, è una una stanza cosa stagna. molto più piccola di questa No, no, e no, ci no, no, passa. no, era come quella. Però il tetto era più basso. È più basso, E dico certo. volume di aria, Ah, c'era di meno. poco! E ci stavano sette persone A che scalmanate. si fumavano E tutti e sudavano. nessuno respirava Maria. mai. 2 giorni a settimana andava al canzoniere del Lazio e altri 2 giorni a settimana andava all'albero motore. Ah, quindi era una sala prove condivisa. Sì. Che zona di Roma? Lavoravano pure gli Sulla impianti, Cassia. comunque. Sulla Cassia, però dentro un raccordo. Pure voi avete Lombardi, come Lombardi, Lombardi? avevamo fatto un impiccio con Lombardi. Ah, e Ci pure là dava avevo le casse. Lombardi. Eh sì, ma abbiamo fatto quasi lo stesso impiccio. Impiccio, noi Lombardi, ce l'abbiamo comprato. pure noi abbiamo comprati. Però poi non so dove sono andati a finire, ecco perché parlo No, dell'impiccio, perché io se so dove è andato a finire il mio. Il nostro. vostro. A Scuola Cartoni. Ah. Cioè, fu No, venduto regolarmente, non io a un trafugato. certo punto me ne andai dal canzoniere del Lazio, lasciando L'ho lì gestita io, come al tutto solito. Che anno l'impianto. era? Che anno era più o meno? Quando sono andato via? Quando, no, quando diciamo è nata sta storia, insomma. 70. E 73 poi abbiamo noi abbiamo fatto fatto il questo disco ultimo. 72, 72, 71. Insomma, perché poi dopo poco, un par d'anni e poi 72, dai. No, Adriano, sala allora prove guarda, di noi avevamo fatto Tragiani. il disco del canzoniere, quello 73. acustico, che era il 73. Quindi noi abbiamo cominciato lì, alla fine del 73, alla sala. Loro sono arrivati dopo, prima Dunque, c'era con lui, con Maurizio addirittura. Io con Maurizio Rota provavo lì. allora, fermi, posso ricostruire. Nel 73, Capodanno 73, è stato Capodanno fatto 73. e noi non ce l'avevamo quella sala, infatti A fianco. provavamo vicino Piazza Bologna, ti ricordi di quella cantina di Di Paolone? Paolone. Poi Yes. dopo, durante il 74 è stata fatta Tanta la smetta. quella sala lì. Esatto. Quindi ce l'avevo preso, ho detto 74, 74 come quindi 74. primo. Sì. E poi è durata mica tanto. No, io nel 76 sono andato via dal canzoniere. Via. 73. Ma la raccolta, diciamo, la documentazione musico-etnografica l'avete fatta in quell'epoca là No, o molto prima. molto prima? Noi col canzoniere del Lazio acustici abbiamo cominciato nel 70 e la documentazione etnomusicologica era Danza partita effettiva, già dai quella primi anni bellissima, 60, Danza, hai sentito però non lo facevamo Bonini e noi, lo Lucarelli, faceva senti questo, Alessandro prova a Portelli, sentire Ho che era capito. uno del manifesto di Bellissimo, Terni, che era venuto a Roma bellissimo. e studiava a Non so se Roma te va bene, però il calore e andava in giro basta per che i non mi paesi, lascia andava in giro nei acustica quartieri, no, si un appoggiava attimo magari alle Maria sedi del PC oppure alle osterie, sì sì pure sì sì se conosceva qualcuno, e andava col suo registratore a far cantare le persone, stabilendo anche un rapporto umano. Quindi da lì poi è partita l'esigenza di fare questo Ma gruppo, quella che lui volta aveva un materiale che voleva insomma far conoscere. E così sono stato contattato da un certo Carlo Siliotto, che era un mio compagno d'università d'architettura. Una volta ci conoscemmo a una festa,
Oh, ma se riprende qua, ma E occhio, io perché sto pagando. cantai Salt Dog, che è una canzone di Procol Harum, abbastanza difficile. E Carlo mi disse: senti, facciamo un gruppo di musica popolare. Carlo Pilota ha fatto conoscere anche noi. Quindi diciamo l'idea era la musica Italia. popolare solo oppure la miscela dei generi? No, l'idea era la musica Perché popolare e basta. ah. Però Io noi tutti quanti, faccio io avevo studiato i Beatles. Perché lì già c'è influenza diciamo di vari generi, pure rock, un po' Esatto, pop rock, quindi è folk. inevitabile che dopo un No, non era po' neanche quello abbiamo cominciato a anteriore, dire, era vabbè, quello regà, ancora prima, mettiamoci qualche cosa di elettrico dentro, insomma, no? Mamma mia, laggiù, Il con basso Domenico elettrico è stata la Evangelisti. prima cosa che proprio E sentivamo l'esigenza che c'era mancava, Sebastiano, no? Domenico Evangelisti. Subito appresso al basso elettrico le percussioni per fare un. Ernesto Noi avevamo già c'era. Sì, ma già c'era. Già c'era. Me la ricordo. l'idea di fare una specie di zampogna, Mi era una zampogna esattamente è uno strumento importante della cultura italiana. Sì, soprattutto diciamo E l'area questa zampogna la rurale. volevamo fare con due Non so se sassofoni e l'avevamo un violino. pintata, com'era messa, di E quindi chi era? abbiamo fatto un No, gruppo non dove c'erano due c'era sassofoni, un violino, la base ritmica. E Dopo poco siamo andati a io cantavo, poi c'era un bere violino al lago di Viverone. e un Quando siamo organetto, perché tornati, l'organetto. forse siamo andati abbiamo provato Considera che prima l'organetto non c'era a Roma, Paolone, non che non c'era sapevo nei come negozi. collocarlo, ma doveva parlare di Paolone, E quindi poi successivamente batteria e... Successivamente il percussionista disse che No, lui era abbastanza sì, finchettone e doveva fare un viaggio in India e noi ci trovavamo senza un percussionista e allora prendeva un batterista, che era un batterista che Marcello suonava con Vento. loro, Marcello Vento, Era un batterista che suonava con l'albero motore, sì. che nel frattempo l'albero motore pure era un E pochetto anche esploso. Grau una volta suonava con un po'. Ti ricordi il batterista di Massenzio per il concerto? La Chi bacia era di lì? Massensi. Cioè, Non lo so, non te lo che chiedo. anno era? Quelli lì. C'è un video storico, no? 73, 74. L'albero motore era un po' a ramengo, mi sembra di ricordare, e io stavo facendo gli affari, facevo altra, era andato, mi ricordo Ma benissimo come mai che Pasquale non conobbi suonava Pierangelo l'albero? Perché lassù e Pasquale venne a era passato suonare. alla chitarra elettrica. Mi serviva un bassista, per quell'occasione, per sempre, non lo so, io poi però non sono rimasto. Ma mi pare che c'eri. Ero bravo in quel Io periodo, sì, però ero molto ho canzone versatile. del Lazio, però sono scelti, c'era Clara Pur. Prima, quando Perché questa del cantavi Basilico di Luciano Cassenzi non mi Marchicoro. ricordo, ti pare che c'era No. nulla. Nugatu come un leone, io ho pubblicato, ho trovato un video storico della Rai, quello diciamo c'è cioè, Quello la base. viene da un racconto di Carlo Ciasca. Carlo Ciasca era un amico nostro che suonava la chitarra classica. Ma E Carlo, mi raccontò che al suo scusami, paese no, c'era. scusi, l'anno scorso, No, scusa. due, forse 4 anni fa. Lui viene da un paese della Lucania, dove per dare le notizie in paese c'era ancora il banditore. Il banditore è una persona che va in giro per le strade con una Avevo tromba, ascoltato quello di prima, sentivo com'è. suona la tromba, tutti si affacciano e gli dice: è successo questo e quest'altro, capito? C'è ancora Giovanni. A questa casa C'è una figura dice. medievale, cioè nel La figura senso. medievale, però ancora c'era, Sì. non aveva la tromba, però faceva pepepepepepe. E allora c'era questo gatto che era scappato e lui andava in giro per il paese e diceva: chi avesse trovato un gatto come un leone. E lui raccontò questa storia Ah, che e ho questa è messo una dentro collega la canzone. bellissima, sta cosa qua. Quindi l'idea di questo brano è nata Da da questo questo racconto. racconto. Che però Carlo non suonava, suonava No, conto era un suo. amico, sì. Carlo, che mite. Adesso a marzo uscirà insieme a questo CD alla carriera, chiamiamolo così. Io no, sì, io però ci sono stato legato, suono, cioè, Beh, i pezzi, perché ripubblichi dei pezzi che già hai pubblicato, fai The una the best of. best of, esatto.